lo sprint con gentili signore e signori, buongiorno. A 35 km dalla conclusione, un uomo solo al comando, si tratta di Mirko Celestino, che ha 42 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. È la 93esima edizione del Giro di Lombardia, da Varese a Bergamo i chilometri sono 262, è l'ultima prova valida per la Coppa del Mondo, Coppa del Mondo che presenta questa classifica. Al primo posto Andrea Schmil con 287 punti, a 60 punti da Schmil troviamo l'olandese Bogart, mentre ecco qui le immagini in diretta, la nostra regista Luciana Veschi che si avvale della collaborazione di Max Mazzon è subito passata con le immagini in diretta che vi presentano Mirko Celestino. Mirko Celestino, 42 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo quando mancano 35 km alla conclusione. La classifica di Coppa del Mondo, Andrea Cimilli, il vincitore della Milano-Sanremo, 287 punti, ne ha 60 di vantaggio nei confronti dell'olandese Bogart che ha quota 227. Poi Van der Broek, il belga, 214, ma come già accadde a Sørensen nel 97 ha dovuto dare forfè in quanto che nel corso del campionato del mondo è rimasto coinvolto in una caduta, ha riportato la frattura del polso, mentre ora vedete le immagini del gruppo che è forte di una cinquantina di unità. Il primo degli italiani è Bettini che è ottavo a quota 117. Velocemente la cronaca, il via alle ore 10:25 da Varese a Bergamo, 262 i chilometri, 169 i corridori al via, 23 squadre di cui 10 straniere. Con il numero 222 parte il campione del mondo Freire Gomez Oscar della Vissio Seguro Generale, un uomo che veramente è stato grande protagonista in questo Giro di Lombardia. Il percorso, Davide Cassani. Percorso impegnativo, tante salite, adesso siamo nella penultima salita di quest'oggi, è cominciata proprio adesso con Mirko Celestino, una salita di 6 km, il gruppo ha una quarantina di secondi, ma sentiamo se Auro Bulbarelli ci può dire qualcosa di più. Sì, buon pomeriggio da parte mia e di Walter Servino che guida la moto cronaca. Siamo nell'abitato di Brembilla, il gruppo che insegue Celestino è formato da 37 corridori. Ci sono tutti i nomi noti, da Schmil a Bogart, è splendido questo testa a testa. Schmil rimane costantemente a ruota dell'olandese che è l'unico rimasto a potergli insidiare questa Coppa del Mondo che il corridore ormai di nazionalità belga meriterebbe, essendo andato a punti in tutte le prove. Ci sono Schmil, Bogert, c'è Konishev, c'è il campione olimpico Richard, c'è Santi Blanco, c'è il campione del mondo Freire, c'è Gilberto Simoni, il trentino della Ballan che già l'anno scorso qui a Lombardia si è molto bene, e c'è anche quel Robin, corridore francese che è salito sul podio ai mondiali. Ripeto, 37 corridori ad inseguire. Nella discesa verso Brembilla c'è stato un timido tentativo di Andrea Tafi che ha cercato di andare da solo in discesa. Adesso Freire Gomez, il campione del mondo, appare in difficoltà, la sua è stata un'azione molto bella, peccato che Barbero, il suo compagno di fila, adesso c'è Barbero è Tonkov in testa, Tonkov, poi eccoci con il campione del mondo, mentre eccovi velocemente la cronaca su doppio il via, andatura veloce, attacchi da parte di parecchi corridori neutralizzati dal gruppo, la media nella prima ora 43, al 75esimo chilometro attacco di Pascal Richard, dopo 10 chilometri raggiunto dal gruppo, vantaggio massimo del campione elvetico 30 secondi, ecco qua il campione del mondo che ripetiamo è andato all'attacco, adesso purtroppo non ce la fa più e perde terreno. Al 100esimo chilometro sotto la spinta di Sacchi, il team Polti si forma un gruppo di 10 uomini, Sacchi, Roland Meyer, Lotz, Sironi, Codol, il polacco Gwiadowski, Nardello, Ortensi, Richard e Foys. Al 117esimo chilometro gruppo compatto, sempre inquadrato Mirko Celestino, il vantaggio dei 20 uomini 45 secondi, il vantaggio si mantiene costante prima di affrontare la salita del Selvino, in difficoltà nel gruppo di testa Christophe Mangin e Gary Gomser. Il gruppo dei battistrada, Zibner, Spruck, Agnolutto, Lelli, Vasseur, Dolci, Hall, Mangin, Nardello, Taffi, Barbero, Glomser, Lotz, Sørensen, Wautzer,
Jaske, Longhi, Brasi, Lupi, Gomez e Gonzales. Poi all'attacco al 100 km dall'arrivo l'attacco di Sergio Barbero e di Oscar Freire Gomez, un attacco importantissimo. Ed eccoci sempre sugli inseguitori, c'è Tonkov, ecco Taffi particolarmente fortunato qui a Bergamo, in quanto che proprio qui a Bergamo ha vinto un campionato italiano e il Giro di Lombardia 2 anni fa. Sì, mi sembra un po' in difficoltà Taffi, auro a te. Sì, siamo all'Axolo e Andrea Taffi sta perdendo contatto dai migliori, quindi meno di 30 adesso formano il gruppo inseguitore, si è staccato definitivamente anche il campione del mondo Freire Gomez, in difficoltà anche Dario Frigo. Per Duma e anche un altro compagno di squadra di Schmil, ovvero il belga De Marvé. 29 corridori adesso formano il gruppo e Codol, anche Codol che era stato protagonista di una mini fuga qualche chilometro fa, sta perdendo contatto. Mirko Celestino, mentre ricordiamo che la corsa è stata caratterizzata dall'attacco di Sergio Barbero e di Oscar Freire Gomez, il giovanissimo campione del mondo, 23 anni, che evidentemente si esalta soltanto nel corso dei campionati del mondo. 2 anni fa fu secondo a San Sebastiano, medaglia d'oro quest'anno. Allora, Sergio Barbero, Oscar Freire Gomez all'attacco per quanti chilometri? Per una 60 di chilometri, sono andati in fuga nei primi chilometri del Selvino e sono stati raggiunti, almeno Freire è stato raggiunto nella discesa, nell'ultima discesa. Mentre la discesa è stata pericolosissima per Barbero, sfortunatissimo. Purtroppo scivolato, era sulla scia di Freire, ha trovato un tratto di strada bagnato e non è riuscito a stare in strada ed è scivolato, purtroppo è stato costretto al ritiro. Poi è stato raggiunto Freire e poi c'è stato l'attacco di Celestino nella discesa. Celestino che non è bergamasco ma ormai da molti anni vive qui a Villa Dalmè, a casa di Bevilacqua, suo direttore sportivo quando ero dilettante, e conosce molto bene le discese ma è anche un ottimo discesista. Intanto dal gruppo degli inseguitori scatto di Pascal Richard. Allora Mirko Celestino, innanzitutto un giudizio su questo atleta che veramente ha affrontato una stagione alla grande. È un ragazzo ecco, che è stato inquadrato Pascal Richard all'inseguimento del battistrada. Pascal Richard, un tuo ex compagno di squadra, un atleta che tu stimi moltissimo, un atleta, eccolo qua, che ha perso parecchi soldini per voler gareggiare in questi 4 anni con questa maglia che riproduce i 5 cerchi olimpici. È l'unico atleta al quale sia stato consentito di gareggiare con la maglia di campione olimpico. Lateralmente ha dovuto nascondere tutti i nomi degli sponsor, mentre Freire, il campione del mondo, il giovanissimo atleta spagnolo che era andato all'attacco con Barbero, ci è rimasto per circa 100 km, ha abbandonato. E adesso è partito anche Chen McCree, è stata la sorpresa di campionato del mondo, dove si è classificato in 5ª posizione. Eccolo là. Mi sembra che ci sia anche Di Luca nella scia di Chen McCree. Perfetto. Ricordate che poco avanti c'è il campione olimpico Richard. Intanto ricordiamo che 2 ore prima, primo piano di Mirko Celestino, ricordiamo che 2 ore prima dell'arrivo di questo Giro del Piemonte, mentre ci sono problemi a livello meteorologico, ci sono c'è nebbia, pioggia. Allora ricordiamo che da Pedrengo a Barbero, 83 km, si è disputato il 4º trofeo Mamma Boni. 30 concorrenti al via, ha vinto Diana Ziliute che si era già imposta nel corso di questa stagione nel Tour de France. Diana Ziliute davanti alla Stianskiga, la Bonanomi, la Pizzolotto e la Corneo. Allora, La situazione vede sempre il comando Mirko Celestino. Siamo ormai a un paio di chilometri dal Gran Premio della Montagna, siamo nel tratto più difficile della salita, comunque sta salendo ancora molto bene Mirko Celestino. Al suo inseguimento c'è Pascal Richard, dietro Pascal Richard un gruppetto che ormai è composto da una 20 corridori. La situazione, Mirko Celestino che ora vedete inquadrato, Mirko Celestino che nel corso di questa stagione ha vinto una prova di Coppa del Mondo alla grande, quella di Amburgo. Mirko Celestino 30 secondi di vantaggio nei confronti dello svizzero Pascal Richard, a 38 secondi il gruppo, possiamo dire
situazione interlocutoria. Che possibilità ha Mirko Celestino, mentre vedete che Di Luca, ecco qua Di Luca ha raggiunto e superato Pascal Richard. Di Luca, uno dei giovani più promettenti, è stato bravissimo al Giro d'Italia, è stato in corsa per 15 giorni ma ha lasciato il segno, sempre l'attacco, esemplare la sua condotta di gara al Monte Sirino quando fu beffato in volata da Ceppe Gonzalez, arrivò secondo ed è stato riserva ai campionati del mondo e adesso è qui a lottare per questo Giro di Lombardia, sta facendo il forcing, mentre vedete con il numero 1 Oscar Kamenzin, lo svizzero che vinse l'anno scorso il Giro Lombardia. Questa chiaramente è una battuta per scherzare. L'anno scorso ha vinto Oscar Kamenzin, svizzero, pressoché sconosciuto. Quest'anno ha vinto Oscar Freire, ancora più sconosciuto. Allora, questo, ripeto, è a livello scherzo. Io consiglierei il nostro commissario tecnico Fusi di inserire in nazionale l'anno prossimo Oscar Mason, anche perché tra i dilettanti Oscar Mason ha fatto grosse cose, ha vinto un campionato italiano ed ha vinto il Giro d'Italia, e se il nome porta fortuna ai campionati del mondo il commissario tecnico sarà costretto a convocarlo. È intanto in difficoltà Sørensen e Nardello, Mirko Celestino, mentre ricordiamo che lunedì 25 a Conegliano ci sarà il Gran Galà del ciclismo, la festa di chiusura con un monumento al ciclistico. Poi c'è l'assemblea corridori, organizzatori e direttori sportivi, praticamente un'assemblea globale per tutte le forze del ciclismo. Campionato Coppa del Mondo, ultima prova, Schmil, che ha vinto la Milano-Sanremo, 287 punti, ha 60 punti di vantaggio nei confronti dell'olandese Bogaert a quota 227. Poi Van den Broek, il belga, che ha 214 punti ma che non è presente perché ha riportato la frattura del polso nel corso del campionato del mondo. Il primo degli italiani è Bettini, ottavo a 117. Cosa potrebbe cambiare questa situazione? Inseguono, allora, attenzione, a 12 secondi dalla testa Kamenzin, il numero 1, 32 Di Luca, 131 Richard, 177 Mazzoleni. Auro Bulvarelli, cosa succede in coda? Sì, è molto interessante la situazione che si sta sviluppando quando siamo a un chilometro da Berbenno, quindi lì mancheranno 28 alla conclusione. Nardello sta rientrando, ma quel che più conta sono i fratelli Zberg, Beat e Marcus, che stanno lavorando per il proprio capitano Michael Bogaert. Schmil mantiene sempre la ruota di Bogaert, Schmil però ha un solo gregario rimasto, si tratta di Van de Vover, quindi Schmil con Van de Vover, mentre Bogaert può contare sull'apporto dei fratelli Zberg. Adesso si sta staccando anche Valotti del team Polti, e da sottolineare la presenza in questo gruppetto di Jan Ullrich, ormai senza compagni di squadra, ma Ullrich mantiene sempre con facilità le prime posizioni di questo gruppo inseguitore. È rientrato anche Tonkov, che aveva avuto un attimo di difficoltà, e per quanto riguarda la vitalizio c'è il russo Zinchenko. A voi la linea. E abbiamo Mirko Celestino al comando, mentre vedete i quattro corridori inquadrati sono gli inseguitori. Ecco che è raggiunto in questo momento Mirko Celestino, quindi abbiamo cinque uomini al comando. Mirko Celestino, con Mirko Celestino c'è Kamenzin, allora Mirko Celestino il numero 191, Kamenzin lo svizzero il numero 1, il 32 Di Luca, il 131 un altro svizzero Pascal Richard, il 177 Mazzoleni. Oltre a normali rivalità, ci dicevano i telecronisti svizzeri che c'è anche una rivalità cantonale tra i fratelli Zberg e Kamenzin, Uri e Schwitz. Sì, Kamenzin proviene dallo Schwitz, uno dei cantoni, uno dei primi cantoni, mentre Uri è quello di Guglielmo Tell. Mentre i fratelli Zberg provengono da Uri, sotto al
al San Gottardo dalla parte svizzera. Intanto è terminata la discesa, adesso c'è Koniev in testa al gruppo, il gruppo o almeno di quello che è rimasto, secondo c'è Ulrich, poi c'è Velo, poi vedete anche Santiago Blanco, vedete anche Gianetti, eccolo lì, il leader di Coppa del Mondo, Andrei Schmil, e alla sua ruota Bogert. La Coppa del Mondo è una questione tra questi due corridori, anche se Schmil ha un ben 60 punti di vantaggio nei confronti dell'olandese. Ha detto Schmil, che ricordiamo ha vinto la Milano Sanremo, avrei dovuto chiudere questa Coppa del Mondo a Zurigo o a Tour, ho un grande margine di vantaggio però devo ancora lavorare. Mancano 28 chilometri e adesso c'è una discesa molto ma molto pericolosa, o comunque una discesa tecnica dove Celestino potrebbe anche qui far valere le sue doti di discesista. 5 uomini al comando, Celestino, Mirko Celestino il 191, poi con il numero 1 Kamenzi, lo svizzero che l'anno scorso aveva vinto il campionato del mondo, con il numero 32 Di Luca, con il numero 131 Pascal Richard, con il numero 177 Mazzoleni. Mentre salutiamo, vediamo qui in tribuna il presidente della regione Formigoni. Ricordiamo che siamo al 50° anniversario della Madonna del Ghisallo e Formigoni è sempre stato il presidente della regione, sempre stato un appassionato di ciclismo, anche perché è presidente di una squadra. È così, il 50° del Ghisallo va festeggiato e difatti domenica prossima, proprio domenica, metteremo la prima pietra di un grande museo di ciclismo dedicato a tutti quelli che sul Ghisallo sono passati, hanno vinto, e a tutti quelli che hanno vinto e combattuto sulle strade d'Italia. È un'iniziativa che la regione Lombardia appoggia, ma che nasce da tanti e tanti campioni, prima da tutti Fiorenzo Magni. Grazie, allora la situazione mentre vede Mirko Celestino in ultima posizione. Hai detto è una discesa molto tecnica. Sì, perché ci sono curve cieche, nel senso che bisogna prenderle forte, e chi invece ha un po' di timore rimarrà staccato. In testa a questo gruppo, intanto vedete Vallotti che si sta riportando nel gruppetto inseguitore, in testa a questo gruppo c'è Siboni ma soprattutto Koniev. Koniev che anche lui è un grande discesista e potrebbe staccare i corridori di questo gruppo e riportarsi sui primi cinque. Koniev era uno dei favoriti del campionato del mondo, ancora una volta ha interpretato alla grande il ruolo di protagonista, però non l'ha vinto. 22 secondi il vantaggio dei 5 battistrada nei confronti del gruppo Koniev, che l'anno prossimo correrà dove? Correrà con Ferretti alla passa a Bortolo. E ricordiamo che le prove di Coppa del Mondo sono 10. Abbiamo iniziato con la Sanremo vinta da Schmil, poi il Giro di Fiandre, successo di Van Petegem, Liegi, Bastogne, Liegi, Vandenbroek, tre belgi nelle prime tre gare, poi l'olandese Bogert nell'Amstel Gold Race, Bogert che ha battuto allo sprint Lance Armstrong recentemente diventato papà, poi a San Sebastian con l'Amstel Gold Race si conclude la prima parte delle gare di Coppa del Mondo, quella delle grandi classiche del nord, poi le tre prove di agosto a San Sebastiano in Spagna, a Casa Grande, ad Amburgo a Mirko Celestino, a Zurigo Galvoschi, poi nella Parigi Tour Voters. Auro Bulvarelli, cosa succede alle spalle dei battistrada? Sì, discesa molto molto veloce, affrontata con determinazione dai 24 rimasti, sono 24, la Maffei in forze, si è staccato Andrea Tafi ma sono rimasti Bettini, Tonkov, poi anche Nardello e Noè con McRae. Anche McRae, questa sorpresa del mondiale. Per il momento sono tutti assieme in discesa, è rientrato anche Sørensen, quindi ci sono quattro corridori della Rabobank, la formazione di Bogert, i due fratelli Zberg, Sørensen e Bogert, mentre Schmil ha solamente Van de Vover. A voi. Auro, cosa è successo a Tafi? Tafi si è semplicemente staccato sulla salita verso Berbenno, nulla, nessun incidente, ha ceduto in salita. Possibilità di rientro o no? Ma guarda, avrebbe già dovuto rientrare Tafi, dal momento che si erano staccati anche Vallotti e Sørensen e ce l'hanno fatta, mentre Andrea è rimasto purtroppo staccato, credo inesorabilmente. 24 secondi il vantaggio dei 5 battistrada, Celestino, Kamenzi, Di Luca, Richard, Mazzoleni, due svizzeri.
due svizzeri, la sorpresa è Mazzoleni. Comunque era già andato abbastanza bene nelle precedenti prove, soprattutto nella Milano-Torino, dove si era classificato in 15ª posizione, ma era nel gruppo di testa. Mazzoleni, pure lui bergamasco, l'anno scorso aveva fatto qualcosa di più, aveva fatto tanti piazzamenti, non è ancora riuscito a vincere in 3-4 anni da professionista, però oggi sulle strade di casa potrebbe tentare l'impossibile. Bergamo, la provincia che annovera il maggior numero di corridori professionisti. Tantissimi, sono una trentina tra i più importanti: Ivan Gotti, Guerini, Belli e Savoldelli e lo stesso Mazzoleni. È quasi bergamasco anche Mirko Celestino, in quanto da molti anni risiede qui per fare il corridore. Il capostipite è stato Felice Gimondi da Sedrino Villa del Me. Eh sì, è stato lui uno tra i primi e forse è ancora oggi il più importante. 20 secondi tra i 5 battistrada, 20 secondi tra i 5 battistrada che vedete ora inquadrati. Vogliamo ricordare che la fuga che ha caratterizzato questo giro di Lombardia, ultima grande classica della stagione, ultima prova di Coppa del Mondo, ha visto protagonisti Barbero e Oscar Freire. Sono fuggiti a 100 km dal traguardo, hanno avuto un vantaggio massimo di 1 minuto e 45 secondi, poi nella discesa della Forcella di Bura è scivolato Barbero, Freire è rimasto solo, poi è stato raggiunto nella salita di Berbenno e poi è rimasto anche staccato, comunque ha tentato. Andatura velocissima. Velocissima, e attenzione perché vedete che l'asfalto a volte è bagnato e a volte è asciutto, quindi pericoloso. E attenzione, la regia vi ripropone, ecco qua, la fuga di cui vi abbiamo parlato con il campione del mondo e con Barbero. La regia vi ripropone la rovinosa caduta di Barbero. Siamo nella discesa di Forcella di Bura, Barbero ha preso un tratto di strada bagnata, ha cercato di seguire Freire, però ha perso aderenza ed è scivolato, purtroppo per lui il ritiro. Come c'è stato il ritiro di Francesco Casagrande, uno dei favoriti di questo Giro di Lombardia, si è sentito poco bene, mal di gola, non riusciva a respirare e sulla salita del Selvino prima ha mollato, poi si è ritirato. Complimenti alla regia, Luciano Veschi, Max Masson, che ci hanno riproposto lo scivolone di Barbero. È stato evidentemente un momento cruciale di questo Giro di Lombardia. I due uomini che avete visto al comando avevano caratterizzato con il loro attacco questo Giro di Lombardia, poi lo scivolone di Barbero ed ora la situazione. Gli uomini al comando: Celestino, Camenzin, Di Luca, Richard, Mazzoleni. Il vantaggio 20 secondi quando mancano quanti chilometri? 20 chilometri alla conclusione. Può cambiare la situazione? Può cambiare perché è finita la discesa, mancano 20 chilometri, ma sentiamo da Bulvarelli. E 20 chilometri e 700 metri invece mancano per Codol e Bugacci, che con una discesa coraggiosa stanno per raggiungere gli altri 24. Ormai sono a 100 metri dagli inseguitori dei 5 battistrada, anche Codol e il campione della Moldavia Bugacci, mentre per quanto riguarda Andrea Tafi il ritardo è ormai pesante e non rientrerà. A voi. E intanto abbiamo visto con la telecamera posta dell'elicottero, non so se Luciano Veschi può riproporcela, mentre ecco qua Mazzoleni. Ecco, cosa significa questo cerotto sul naso? Serve per respirare meglio. E appunto avevamo chiesto alla nostra regista Luciana Veschi se ci può riproporre quell'immagine, mentre vediamo, ecco inquadrato il replay. Vogliamo rivedere, abbiamo visto Cmil con la caratteristica maglia bianca con la fascia verticale, il campione del mondo su strada la maglia orizzontale, il leader di Coppa del Mondo la maglia verticale. Abbiamo visto Andrei Cmil, sono gli uomini della Mercatone che attaccano. È Marco Velo, poi c'è anche Bettini, poi c'è Gianetti, stanno per essere raggiunti dal gruppo di Cmil e Bogert. Questo gruppo è ad una ventina di secondi, 25 secondi dai primi 5. 20 km alla conclusione, 25 secondi per i corridori in testa, mentre ricordiamo che domani ci sarà il chilometro a Mestre e il Gran Premio Europa cronometro a coppie qui a Bergamo. Adesso c'è Rolf Sørensen, il danese da molti anni trapiantato a Montecatini. Rolf Sørensen, 13° ai campionati del mondo. Adesso staremo a vedere se corrono per Bogert, sicuramente devono raggiungere i primi 5. Ma intanto attenzione, vedete stretching da parte di Pascal Richard. Cosa significa questa manovra?
probabilmente ha un po' di dolori alle gambe, ha cercato problemi, anche qualche problema di crampi, e difatti vedete che cerca di sciogliere la muscolatura. Richard, che a Lombardia ha sempre fatto cose egregie. E cose egregie ne ha fatte per tutta la sua carriera, che si è iniziata qualche problema alla coscia. Pascal Richard, che aveva iniziato la sua carriera vincendo il campionato del mondo di ciclocross ad Altenheim. Veramente simpatico, come sempre ti è particolarmente simpatico, perché è stato tuo compagno di squadra, Pascal Richard, che alla vigilia del Giro dell'Emilia andava a salutare tutti dicendo grazie per quello che avete fatto per me, per quello che avete detto di me in questi miei 20 anni di carriera. Pascal Richard va a chiudere la carriera, o pensi che possa continuare ancora? Io penso che possa continuare ancora. Quest'anno non ha fatto granché, comunque ha vinto una corsa, il Gran Premio d'Europa in Abruzzo. Ai mondiali non ha fatto granché, l'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi. Comunque l'intenzione sua è quella di correre ancora, anche se non è ancora certo al 100%. E intanto il biondino, come lo chiami tu, come lo chiama Salcare, come lo chiamate tutti voi che avete corso con lui quando era vostro compagno di squadra da Feron, il biondino, attenzione, ci tengono a dire, non Montecatini ma Pieve a Nievole. Mentre eccoci con Velo, veramente in grandi condizioni. Velo, dall'altra parte vedete Rolf Sørensen, che qualche anno fa non riuscì a concludere la Coppa del Mondo, era leader di Coppa, riportò la frattura del polso e a 3 prove dalla fine fu costretto a rinunciare. Rolf Sørensen in testa, il biondo. Mi ricordo che non partecipò al Giro di Lombardia proprio perché, come hai detto tu, aveva un problema al polso. È arrivato secondo o terzo in classifica di Coppa del Mondo e lo chiamarono al controllo antidoping. Lui era lì, detto, ma io non ho corso. E ricordiamo che la stagione si concluderà sabato prossimo con la Firenze-Pistoia organizzata da Loretto Petrucci. Linea Bulbarelli. Sì, proprio in questo tratto di Falsopiano, quando mancano 17 chilometri all'arrivo, si è frazionato il gruppo degli inseguitori e devo dire che dietro è rimasto Jan Ulrich. Il ritardo non è pesante, intorno ai 7-8 secondi, però attenzione, perché quando la velocità è così sostenuta siamo intorno ai 56-57 chilometri orari, basta un attimo di distrazione per perdere centinaia di metri che potrebbero risultare decisivi. Adesso è proprio Jan Ulrich che in prima persona si porta all'inseguimento. Schmil e Boger sono rimasti davanti, sono invece dietro i due della Vitalissimo, Zinchenko e Santi Blanco, e ci sono anche due della Festina, si tratta di Moreau e Garcia Casas. Parliamo di Jan Ulrich, che abbiamo visto proprio in testa mentre il Bulbarelli ci parlava di quello che accadeva in coda. Abbiamo visto proprio Jan Ulrich in testa a questo gruppetto. 23 uomini seguono. 23 uomini in seguito, adesso mi sembra che sia di nuovo Paolino Bettini alla ricerca di un nuovo successo dopo la vittoria nel Giro della provincia di Lucca, è stato riserva ai campionati del mondo. Vedete adesso in testa al gruppo sempre Marco Velo, comunque continua l'azione dei 5 al comando. Mancano 16 chilometri all'arrivo. Ulrich non ha attaccato in salita, anzi è rimasto staccato in salita, vuol dire che non sta tanto bene, forse la temperatura non proprio estiva lo ha penalizzato, lui va molto meglio con il caldo. Ma intanto prosegue l'azione, cambi regolari in testa, sempre Danilo Di Luca, Richard che vinse il Giro di Lombardia nel 93 ed arrivò secondo nel 90, quando fu beffato dal suo compagno di squadra Gilles Delion. 18 secondi per Celestino Camesin di Luca, Richard Mazzoleni, mentre c'è un giallo in coda ai campionati del mondo. Ricorderete certamente la splendida intervista, lo splendido servizio di Alessandro Frabetti con David Mehari, il Pantani d'Africa, il campione dell'Eritrea, che si piazzò 20° nella prova cronometro junior. Bene, sia David Mehari che Robel Salomon, i due eritrei che avevano partecipato, una nella cronometro e l'altra nella prova in linea, sono spariti. E non si trovano più. Sta diminuendo il vantaggio, adesso è inferiore ai 15 secondi, anche perché il gruppo inseguitore si è frantumato, diciamo che si è rotto in due tronconi. Nel primo troncone abbiamo visto Velo, abbiamo visto anche Serpellini, Schmil, Boger, Sorens, eccoli lì che stanno guadagnando terreno nei confronti dei primi 5. È sempre al comando
Marco Velo. Auro, cosa succede? Chi è che sta tirando tra gli inseguitori? Sì, come ho detto nel collegamento precedente, c'è stata questa frattura del gruppo. Diciamo che Cmil e Boger sono rimasti davanti, mentre dietro ci sono i due della Festina, Garcia, Casas e Moreau. Poi c'è anche Noè, c'è Tonkov, c'è Gilberto Simoni, c'è un altro corridore della Rabobank, ovvero Marcus Zberg. Zberg chiude proprio questo gruppo, il vice campione del mondo, recente vincitore anche della Milano-Torino. È sempre Jan Ullrich che comunque cerca disperatamente di portarsi sui primi. L'andatura è veramente sostenuta, siamo tra i 55 e i 60 orari. Adesso siamo ad Almenno San Salvatore, ancora questi 2 chilometri di discesa. Ecco, qui vediamo il tornante, abbiamo visto anche Kamenzin sbagliare la curva troppo larga, ma niente di preoccupante, e il gruppo è lì sopra, una quindicina di secondi il loro vantaggio. 15 secondi per i battistrada, Celestino, Kamenzin, Di Luca, Richard, Mazzoleni, per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento. È il Giro di Lombardia, ultima prova di Coppa del Mondo, ultima classica della stagione. È un vero e proprio Gran Premio della montagna, un giudizio su questo percorso. Molto bello, anche perché questo strappo a 5 km dall'arrivo di Bergamo Alta potrebbe risolvere questo Giro di Lombardia, anche perché di salita ne hanno fatta già molta e quindi la fatica comincerà a farsi sentire. Adesso ci sono 2 km di strada che tende a salire, il vantaggio dei primi 5 è intorno ai 15 secondi, mentre il gruppo dietro si è ricomposto, sono una ventina ad inseguire. 93esima edizione del Giro di Lombardia, 262 chilometri da Varese a Bergamo. Da quanti anni arriviamo qui a Bergamo? È il quinto anno che si arriva a Bergamo. Nel frattempo è Ullrich che cerca di andarsene, ma è sempre Rolf Sørensen, uno tra i più generosi in questo finale, ed anche Gianetti. Ecco, per quale ragione, ecco qua che ora ripartono, per quale ragione non davano cambi a Ullrich? Probabilmente perché non ce la facevano, perché Ulrich è andato in testa ai 60 all'ora. Adesso staremo a vedere in questo strappo se qualcuno riuscirà a fare la differenza. È lo strappo di Villa d'Almè, 1 chilometro di salita, si va su comunque col 53-15 e 53-16. E ringraziamo la Cavademi di Zanica per l'ospitalità data ai nostri mezzi, i collegamenti mobili del centro di produzione di Torino con la collaborazione dei nuclei mobili di Roma e Napoli. Le riprese sono assicurate dall'esterna 3 di Milano. La regia è di Luciana Veschi, aiuto il regista Max Mazzon che cura anche la parte italiana. Ricordiamo che la prima edizione di questa corsa è del 1905, vinse Gerbi, il diavolo rosso, 58 le vittorie italiane, 34 le vittorie straniere negli ultimi 5 anni, da registrare le vittorie nel 94 di Gianluca Bortolami, 95-96 Johan Musseu, 97-98 Michele Bartoli, doppiette. Doppiette, ma ancora Paolo Bettini che ha tentato di andarsene nello strappetto di Villa d'Almè, ma è sempre Gianetti e Santiago Blanco nella scia. Il loro vantaggio è solamente di 10 secondi, il vantaggio dei primi 5. Linea d'Auro Bulbarelli. Sì, ormai stanno per essere raggiunti i 5 al comando. Anche Jan Ullrich si è portato all'inseguimento dietro a Bettini e anche a Santi Blanco. C'è anche Zinchenko adesso che sta forzando l'andatura, rimane in ultima posizione Pavel Tonkov, davanti a lui Sørensen e Gilberto Simoni. Mancano 11 chilometri alla conclusione, presto avremo 26 uomini al comando di questa corsa. Era composto da 21 corridori il gruppo inseguitore. Il vantaggio... gli uomini di testa con il numero 1 Kamenzin, lo svizzero che aveva vinto l'anno scorso, Kamenzin della Lampre Daikin, il 191 Mirko Celestino del team Polti, il numero 32 Di Luca della cantina Tollo Alexia, il numero 131 Pascal Richard svizzero della Mobilvetta Northwave, il numero 177 Mazzoleni della Saeco Cannondale. Praticamente tutte squadre italiane. Sì, tutte squadre italiane. Ci sono 2 vincitori del Giro di Lombardia, Kamenzin col numero 1, vincitore l'anno scorso, e Pascal Richard, vincitore nel 1993. Adesso la strada è molto bella, è la statale della Val Brembana, mancano 10-12 chilometri all'arrivo, tutta strada che tende a scendere fino a Bergamo, poi a 5 chilometri lo strappo di Bergamo Alta. Dalla regia ci giunge la comunicazione che ci stanno per riproporre Tafi
mentre siamo a 10 chilometri dalla conclusione. Eccoci con i battistrada, c'è molto accordo ancora, arriveranno con questo passo, con questo accordo sino alla conclusione? Fino a 5 chilometri sì, poi chi ne ha cercherà di andarsene nello strappo di Bergamo Alta, anche se il gruppo è lì a 10, 12, 13 secondi. Bisognerà vedere adesso chi si assumerà l'onere di tirare, anche perché qui ci si gioca la Coppa del Mondo e difatti mi sembra che siano gli uomini della Rabobank che si sono portati in testa. Per Boger l'unica possibilità è quella di vincere questo Giro di Lombardia e che Cimilla si piazzi in quarta posizione, non più avanti. Abbiamo parlato di Lance Armstrong, ma non solo Lance Armstrong ha da rappresentare la grande il ciclismo statunitense, ci sono grosse novità. Beh, ci sono novità, ci sono corridori come Julik, che però quest'anno non ha fatto granché, ma ancora Marco Velo cerca di andarsene dal gruppo per riportarsi sui primi 5 ed è sempre, eccolo qui, lo scatto di Marco Velo. Nardello era nella scia, Nardello che poi tenterà di riportarsi sotto e con, ancora una volta, Rolf Sørensen. E a questo punto possiamo dire che Andrej Cimil ha vinto la Coppa del Mondo. Non ancora, perché se Boger vince questo Giro di Lombardia, ecco le possibilità. Ci sono 60 punti di differenza tra Cimil e Bogert. Se Boger vince prende 100 punti, se Cimil arriva quarto ne prende 40. Andrebbero a pari punti, ma vincerebbe Boger perché avrebbe vinto due gare di Coppa del Mondo. Se invece Bogert arriva secondo e Cimil arriva sedicesimo, vince ancora una volta Boger. Però se Boger arriva secondo, Serpellini, Cimil arriva primo. Eccoci qua con Serpellini, poi ecco Nardello che fu secondo al campionato italiano di due anni fa, poi eccoci con Sørensen. Serpellini invita Sørensen a tirare maggiormente, ecco che il biondo scatta, praticamente non aveva tirato proprio per poter scattare, per potersi sganciare. La situazione: Mirko Celestino, Kamenzin, Di Luca, Richard, Mazzoleni, il vantaggio. Il vantaggio è ancora sui 10 secondi, però è fatica per gli inseguitori. Eccoli Spinil, 104. Perché vanno avanti a scatti, questo agevola l'azione dei primi 5 che comunque continuano a tirare regolari. Questo può succedere fino a 5 km dal traguardo. Cimilla, l'importante per lui è non perdere di vista Boger. E Boger, vediamo un po' se la regia riesce a presentarcelo. Il numero di gara di Bogert, che fa parte della Rabobank, è il 152. E adesso è Beatz Berg col numero 156 e alla sua ruota c'è Christophe Moreau della Festina. Un tuo giudizio sul palco finale del campionato del mondo? Beh, vedere Freire tutti, primo. Tutti ci domandano, ma com'è possibile perdere un campionato del mondo? Come mai Casagrande non è riuscito a scattare? Ma lì Freire ha colto l'attimo fuggente, è proprio il caso di dire, perché è riuscito a guadagnare quei 4 secondi poi che l'hanno portato a vincere il campionato del mondo. Fino a quando il capo del ciclismo Verbruggen si ostina a portare il campionato del mondo ad ottobre, succederà questo, perché non ha mai vinto il favorito da quando i mondiali sono ad ottobre. L'anno prossimo addirittura i campionati del mondo saranno ancora più avanti di una settimana, perché ci sono le Olimpiadi 15 giorni prima. Tanto sentiamo da Oro Bulbarelli cosa succede in testa o comunque negli inseguitori. 7 chilometri alla conclusione, li marcano a vista i 21 inseguitori, nel senso che saranno 150 metri di vantaggio, non di più. Prima Nardello, gesto di stizza quando aveva tentato di andarsene con Marco Velo. C'è da registrare che fra i 21 all'inseguimento ben 5 sono corridori mapei. C'è Nardello, c'è Tonkov, c'è Bettini, c'è McRae e c'è anche Noè. Probabilmente dovrebbero essere più uniti, dovrebbero cercare di condurre questo inseguimento, invece non mi sembra che ci sia accordo. Da qualche chilometro Michael Boger si sta mantenendo coperto, fa lavorare i compagni di squadra, quindi sarà verosimile uno scatto dell'olandese proprio nei pressi di Bergamo Alta. Ricordiamo che l'anno scorso Boger fu staccato proprio sull'ultima salita da Kamenzind. Adesso in ultima posizione c'è Marco Velo, mentre Ulrich si sta riportando nelle posizioni avanzate. 6 km e 8 alla fine. E ritorniamo su Bogert, che avevamo visto nelle posizioni di coda, mentre Cimil si mantiene sempre nelle posizioni in testa. 6 km alla conclusione, c'è ancora uno strappetto che potrebbe cambiare la situazione che a questo punto vede al comando Mirko Celestino, Oscar Kamenzind, Di Luca, giovane emergente,
del nostro ciclismo. Pascal Richard, monumento invece del ciclismo internazionale, e Mazzoleni. Mi sembra che comunque davanti stiano andando più forte rispetto ai corridori che stanno inseguendo, e questo qui secondo me la Rabobank sta sbagliando, perché adesso al comando c'è solo Beatsberg, gli altri invece stanno a ruota e in un modo o nell'altro stanno sbagliando, perché così in questa maniera non possono vincere né il Giro di Lombardia né la Coppa del Mondo. 24 secondi aumenta il vantaggio dei 5 battistrada. Perfetta l'analisi di Davide Cassani. Gli uomini della Rabobank stanno sbagliando tattica, è questo quello che vogliono sentire i nostri spettatori. La tua critica, la tua analisi tecnica. La mia analisi tecnica è che Cimilla sta vincendo la Coppa del Mondo ed è una vittoria meritatissima. Dopo un terzo posto nel 94 e un secondo posto nel 95, a 36 anni dopo aver vinto la Milano-Sanremo, si toglie un'altra soddisfazione. L'esperienza paga quando l'esperienza è abbinata alle doti umane e atletiche di un ragazzo. Quindi Andrea Svila così finalizzato la propria stagione, non partecipando al Giro, alla Tour, alla Vuelta, questa Coppa del Mondo, Milano-Sanremo, Coppa del Mondo. Grandissimi traguardi per questo atleta non più giovanissimo. No, non è più giovanissimo, ma i giovani dovrebbero imparare, dovrebbero trarre insegnamento da questo ragazzo di 36 anni. Intanto siamo ormai a 5 km dal traguardo e comincia la parte più difficile, perché qui si giocherà il Giro di Lombardia. Ci sono 800 metri di salita in asfalto, poi si entrerà nella Bergamo antica, nella Bergamo vecchia. Attraverso la porta ci saranno 200 metri in ciottolato, poi ancora 400-500 metri di salita intorno al 10%. Canesi attacca nello stesso punto dove aveva attaccato l'anno scorso, ma un altro, non più giovanissimo, ma un altro esempio, sta per abbandonare l'attività, il 38enne Piotr Ugrumov. Ecco che la regia ci ripropone il gruppo: c'è Di Luca in prima posizione, Camesin in seconda, poi c'è Mazzoleni in terza, poi Celestino in quarta e Richard in quinta. 24 secondi il vantaggio dei 5 battistrada nei confronti del gruppo. Sentiamo Dauro. Sì, tra il meno 6 e il meno 5 chilometri si sono praticamente addormentati gli inseguitori, così che i battistrada hanno guadagnato quasi 15 secondi. Adesso c'è uno scatto in testa, mi sembra, Dmitry Konyshev. Giusto. Poi sta seguendo un altro corridore, ma poi si ferma Jan Ullrich è fermo, guasto la bicicletta per Ullrich, gli è saltata la catena, quindi vanno in fumo le speranze del tedesco. Non arriva l'ammiraglia Telecom, arriva in questo momento comunque Jan Ullrich, fuori gioco, salto della catena per il tedesco. Fuori gioco anche Pascal Richard, mentre vedete in prima posizione c'è Di Luca, in seconda c'è Camesin, in terza c'è Mazzoleni, in quarta c'è Mirko Celestino. Ha perso contatto Pascal Richard. Vogliamo vedere se la regia ci può riproporre. Ecco, attenzione, qua perché adesso può esserci, ecco, lo scatto, perché l'anno scorso Camenzin partì proprio in questo tratto, partì poco dopo. Adesso qui la strada è un po' più lineare, ci sono troppe moto comunque davanti, non so che cosa facciano lì, e adesso difatti parte dove è partito l'anno scorso. Scatto di Camenzin, siamo a 4 km dalla conclusione, scatto di Oscar Camenzin. Mazzoleni si porta in seconda posizione, De Luca non si lascia sorprendere, Mirko Celestino. Allora, scatto di Camesi nello stesso punto dove ha portato l'attacco l'anno scorso, attacco vincente dopo essersi aggiudicato il campionato del mondo. Oscar Camesin vinse anche il Giro di Lombardia attaccando in questo punto. Oscar Camesin nella sua scia, vedete Mazzoleni, maglia rossa della Saeco Cannondale, poi abbiamo visto Di Luca, poi Celestino e quindi Pascal Richard. E allora è Mazzoleni, primo piano di Mazzoleni, parlami di questo corridore. Ma non ha ancora vinto nei professionisti, è un ragazzo che è nato a Bergamo nel 1973, è arrivato 14esimo al Giro del Piemonte e 15esimo alla Milano-Torino, è arrivato anche quarto in una tappa della Vuelta di Spagna. È terminata la salita, mancano 3200 metri al traguardo, tutta discesa fino ai 500 metri finali. E si ripropone all'attacco ancora Oscar Camesin, ma Mazzoleni, altro bergamasco, non lo perde d'occhio. Allora Camesin
Mazzoleni, Di Luca. Soprattutto Di Luca non lo perde d'occhio, è il più veloce tra i tre. È in terza posizione. Ed è al primo anno da professionista ed è qui a giocarsi il Giro di Lombardia. Quest'anno ha vinto una tappa al Giro d'Abruzzo, è arrivato secondo in una tappa al Giro d'Italia, ma anche recentemente aveva fatto numerosi piazzamenti come quarto al Giro del Veneto, terzo al Giro del Friuli, settimo alla Coppa Placi. È una promessa e se oggi vince, intanto vedete che all'inseguimento Konicev si è portato su Mirko Celestino. La situazione, abbiamo tre uomini al comando, questi sono gli inseguitori Mirko Celestino e Dmitry Konicev. Allora l'attacco di Kamenzin, selezione in testa al gruppo, Kamenzin, poi Mazzoleni e il giovane Di Luca, neo professionista, un approccio di una settimana al Giro d'Italia. Poi i suoi dirigenti, capeggiati da Vincenzino Saldoni, hanno deciso che dovesse continuare la preparazione a casa. Eccoci qua con Di Luca, il numero 32, l'uno è Kamenzin, Mazzoleni il numero 177. A loro inseguimento abbiamo visto nell'ordine Mirko Celestino, sul quale si è portato Dmitry Konicev. E eccolo infatti qua. Celestino si arrabbia un po' con Konicev, chiede aiuto al corridore russo, ma ha fatto un bello sforzo, quindi aveva bisogno di prendere un po' fiato e adesso si è riportato in testa. Però il loro distacco è intorno ai 150-200 metri, sempre i tre al comando quando mancano 2 chilometri all'arrivo. Quindi la volata tra i tre, la vittoria si gioca tra Kamenzin, Di Luca e Mazzoleni, le possibilità di tre, chi è il più veloce? Il più veloce Di Luca, però stanno guadagnando terreno, Konicev e Celestino, 100 metri solamente il loro distacco. Attenzione, Mazzoleni, maglia rossa, Mazzoleni, maglia rossa per Mazzoleni, numero 177, che difende i colori della Seiko Cannondale. Al suo inseguimento si è portato Di Luca, il numero 32 della cantina Tollo Alexia, in terza posizione con il numero 1 Oscar Kamenzin, lo svizzero della Lampre-Daikin. Bravissimo Eddie Mazzoleni, non è veloce, ultimo chilometro, ultimo chilometro. Siamo all'ultimo chilometro, ormai non ci sono più tratti pericolosi, ormai sprint, sprint qui nel cuore, nel centro di Bergamo, in Piazza Matteotti, e dobbiamo dire che gli organizzatori fanno benissimo a far concludere le proprie corse nel cuore della città. Attenzione, perché se si rallentano possono rientrare sia Konicev che Celestino, che sono lì a 100 metri, però continua Di Luca. Ed eccoci con le telecamere fisse, siamo, per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, allo sprint conclusivo. C'è qualche incertezza fra i tre mentre si stanno avvicinando Celestino e Konicev. A questo punto chance anche per Konicev, un finale incertissimo. Comunque siamo all'ultima curva, dall'ultima curva mancheranno solo 200 metri all'arrivo ed è rientrato Celestino e Konicev. E a questo punto 5 uomini si stanno disputando allo sprint la vittoria in questo Giro di Lombardia. A questo punto chi è il tuo favorito? Attenzione, eccoci, è partito Celestino. Mirko Celestino in prima posizione, Mazzoleni in seconda, Kamenzini in testa, in terza. Eccoci allo sprint ed è Mirko Celestino che alza le braccia al cielo mentre Di Luca non riesce a nascondere un gesto di stizza. In terza posizione Mazzoleni, in quarta abbiamo visto Kamenzin, mentre Dmitry Konicev. Ecco la volata del gruppo con gli uomini della Rabobank in prima posizione. Riassumiamo, Andrei Cmil ha vinto la Coppa del Mondo. Andrei Cmil ha vinto la Coppa del Mondo e sarei curioso di rivedere la volata, perché è una questione di centimetri tra Mirko Celestino e Danilo Di Luca. Celestino è stato bravissimo perché, conoscendo la curva, conoscendo il percorso, ha anticipato gli avversari, sapeva che dalla curva all'arrivo c'erano solamente 200 metri, molti anche in lastricato, quindi è difficile recuperare e potrebbe aver vinto questo Giro di Lombardia. Allora, mentre ora rivediamo la ripetizione del gruppo, la nostra regista Luciana Veschi Dastas, ecco che ci ripropone il replay da analizzare, perché è estremamente interessante questo finale del Giro di Lombardia. È partito alla curva, ha anticipato gli avversari, ha guadagnato 7-8 metri, poi si è lanciato, qui mancano ancora 100 metri. A questo punto parte Di Luca dalla ruota di Mazzoleni. Di Luca recupera anche Mazzoleni, recupera Celestino, si pianta un po' ma l'arrivo è lì e riesce comunque a mantenere 4-5 centimetri. Primo Celestino, secondo Di Luca, terzo Mazzoleni.
e a questo punto ecco rivista da un'altra angolazione la volata finale. Ecco, io vorrei che la nostra regista ci riproponesse subito dopo l'arrivo. Ecco, guardate, è una cosa impercettibile. Celestino, io avevo detto subito Celestino, ma perché? Perché Celestino ha alzato subito il braccio. Ecco, io vorrei sapere come fanno i corridori con un distacco così minimo, Celestino ad alzare il braccio e Di Luca a picchiare la mano sul manubrio. Lo capiscono subito se sono i primi. Hanno la testa bassa. No. Ecco qua. Ecco, vedete, Celestino, ecco proprio le braccia alzate di Celestino e il pugno. Rivediamola, questa è proprio la visione finale, la gioia del vincitore, la sconfitta minima del giovane. Rivediamolo, perché ecco qua. Vedi che comunque con l'occhio guarda chi rimonta, poi fa colpo di rene, però sempre con lo sguardo rivolto verso ai corridori che gli stanno a destra, e si accorge che comunque la sua ruota è qualche centimetro più avanti rispetto a quella di Di Luca. È una vittoria di esperienza, è un corridore che ha attaccato a 47 km dall'arrivo, poi è stato raggiunto, comunque si è staccato anche nell'ultima salitella, ma con Konychev è rientrato e ha anticipato gli avversari ai 200 metri dall'arrivo, ha riuscito a guadagnare 10 metri e a vincere. Auro, a te la linea. Sì, Danilo Di Luca, la prima cosa che ha detto tagliato il traguardo è stato: peccato di non aver fatto il mondiale. Un finale entusiasmante, Danilo. Sì, oggi ho fatto una grande, penso una grande gara. Peccato che ho perso, perché oggi ci credevo davvero di poter vincere. Stavo bene in volata, peccato che Celestino è rientrato da dietro, poi è stato molto intelligente a tagliare dritto e ha anticipato l'ultima curva, poi non sono riuscito a rimontarlo. La tua è stata una frase polemica oppure dettata da questa sconfitta di pochi centimetri? Peccato di non aver fatto il mondiale. No, non è una frase polemica. Io penso chi fa un grande... Di solito un grande Lombardia al mondiale è uno dei protagonisti. Io forse mi meritavo il posto, però sono davvero soddisfatto di questa bella prestazione di oggi, ed è molto augurante per il prossimo anno. Prossimo anno, visto che hai fatto una prima stagione da professionista da incorniciare, hai già pensato a quello che potrai fare l'anno prossimo? Giro d'Italia come obiettivo prioritario? No, io penso adesso che per un paio d'anni punterò alle classi.